Oggi preghiamo questo secondo giorno della novena a San Michele Arcangelo davanti a questa immagine. Per chi è stato nel santuario del Gargano a Monte Sant'Angelo, nella grotta scelta da San Michele Arcangelo per apparire e dove ha lasciato l'impronta dei suoi piedi, riconosce in questa immagine il piccolo San Michele Arcangelo antichissimo che è sotto la grotta dove c'è il Santissimo Sacramento, dietro l'altare della Madonna. Questo passaggio viene aperto durante il giorno dopo la messa e i pellegrini possono andare a venerare questa piccola antichissima statua di questa grotta prodigiosa. E allora anche noi oggi pregheremo questa novena qui davanti, come se fossimo in quella grotta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso Principe delle celesti milizie, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi, che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù, suo Figlio, dalla tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo custode e patrono, e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace di tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi affinché esso non riesca né a far schiavi di sé gli uomini né a recare danni alla Chiesa. Presenta all'Altissimo con le tue le nostre preghiere, perché discendano su di noi le sue divine misericordie. Incatena Satana e ricaccialo negli abissi, da dove non possa più sedurre le anime. Amen. San Michele Arcangelo, stendi le tue ali su di noi, perché la nostra famiglia sia difesa dagli attacchi del maligno. San Michele Arcangelo, aiutaci. San Michele Arcangelo, difendici. San Michele Arcangelo, proteggici e accompagnaci nella gloria eterna. Gloriosissimo Principe San Michele, capo e duce degli eserciti celesti, depositario delle anime, debellatore degli spiriti ribelli, domestico della Reggia di Dio, dopo Gesù Cristo, condottiero nostro ammirabile, di sovrumana eccellenza e virtù, degnatevi liberare tutti noi, che a voi con fiducia ricorriamo, da ogni male, e fate, per la vostra valida protezione, che ogni giorno serviamo fedelmente il nostro Dio. Pregate per noi, o beatissimo nostro San Michele, Principe della Chiesa di Gesù Cristo, perché possiamo essere fatti degni delle promesse di Lui. Amen. San Francesco e l'Arcangelo. Della speciale devozione di San Francesco d'Assisi per San Michele, scrive il Celano nella sua vita seconda, la sua opera. Ripeteva spesso San Francesco che si deve onorare in modo più solenne San Michele Arcangelo, perché ha il compito di presentare le anime a Dio. Ciascuno, diceva San Francesco, ha onore di così glorioso principe, dovrebbero offrire a Dio un omaggio di lode,
o qualche altro dono particolare. Per questo legame, il santo nel 1216 si reca pellegrino a piedi, come tanti altri devoti del tempo, al già famoso santuario di Monte Sant'Angelo al Gargano, dove, in questa grotta, secondo un'antichissima tradizione, l'arcangelo è apparso e si è manifestato. Narra il racconto che il poverello d'Assisi, giunto alla soglia della grotta, non sentendosi degno di entrarvi, si fermasse in preghiera e raccoglimento all'ingresso e, baciando ripetutamente la terra, incidesse su una pietra il segno di croce in forma di T, Tau. Questo segno ancora oggi è visibile e venerato come una reliquia del suo passaggio nella celeste angelica basilica. Presso la porta della grotta, a sinistra, fu poi eretto un altare in onore del santo, a ricordo del suo pellegrinaggio. Sappiamo che per prepararsi alla festa di San Michele, San Francesco osservava dal giorno dell'Assunzione, dal 15 agosto, una sua speciale e personale quaresima, la quaresima di San Michele. E per 40 giorni San Francesco offriva preghiere, astinenze, fioretti e digiuni in onore di San Michele. Fu proprio durante uno di quei ritiri in onore del Santo Arcangelo che San Francesco ricevette le stimmate sul Monte Verna il 17 settembre del 1224. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.